sopra non sai la rabbia. Aerei di merda, che brutti che siete, assomigliate a uno stormo di merda. Ma perché chi vi ha disegnato il vostro copy sembra un DC3. Di merda, mi fate cagare. Lasciate un like per la sofferenza. Siamo tornati. Ciao a tutti e benvenuti in questa 15ª puntata di Aerei di Merda. Potevamo anche non farla, come sempre. Potevamo smettere completamente di portare avanti la serie, ma eccoci qua. Bene, dopo due episodi di fila in cui abbiamo parlato di aerei russi barra sovietici, è il momento di spostarsi. Oggi siamo in Germania, precisamente nella Germania del 1930. Ma senza perdere altro tempo, andiamo subito a vedere il soggetto di oggi. Eccolo qua, Junkers JU-52. A parte la forma da mattone, come abbastanza comune vedere in questi aerei di merda, abbiamo anche dei simboli molto simpatici, soprattutto sulla deriva, insomma un po' in tutta la livrea. Sì, questo era un aereo della Germania nazista, però non soltanto. Infatti era anche utilizzato come aereo civile e da trasporto, nonché come bombardiere, quindi ecco perché la livrea simpaticissima. Con i simboli simpaticissimi della Germania nazista. Questa forma ci ricorda tanto un altro aereo di merda, non so se ve lo ricordate, però il Fiat G12 è uscito tipo una decina di anni dopo rispetto a questo, quindi il Fiat potrebbe anche essere una copia spudorata di questo Junkers. Sinceramente non mi interessa nemmeno saperlo, passiamo avanti. Ovviamente le cose più ovvie le ho già dette, forma da mattone, i tre motori davanti disposti in quel modo, che peggio di così non si poteva ovviamente. Prima di andarlo a vedere più nel dettaglio, andiamo a sentire cosa ne pensa l'esperto. Ma vi rendete conto di che merda sia questo? Ma l'avete mai... Guarda che merda! Come fai? Che cacca... Ma guarda, sarà cazzo possibile creare un aereo del genere? Cioè, non è proprio... concepibile da un essere umano un aereo così brutto. Partiamo dai tre motori. Tre motori. Gesù e tutti i santi messi insieme. Ma come fa? Ma tu... No, progettista dei miei maroni, ti farai nella tua cazzo di vita una domanda sul fatto perché gli aerei hanno normalmente due motori? Vabbè, ma mi dirai che alcuni aerei ne hanno tre. Ma no, perché proprio cazzo davanti il muso, che già non si vede un cazzo, perché c'ha sei vetri che sembrano tre finestre della macchina davanti, in più c'è anche il cazzo di motore, così si vede ancora di meno, giusto per capito, no? Facciamo scena. Ed eccoci qua finalmente su Flight Simulator X. Come sempre ci troviamo a Falconara, andiamo a vedere il nostro aereo dall'alto. Già dall'alto si vede forma solita di merda con queste ali. Questa forma delle ali non è proprio ottimale, anzi fa veramente cagare. Questa forma non garantisce una grandissima efficienza aerodinamica, da quel che so. Infatti ora tutte le ali degli aerei moderni sono sempre rivolte verso la coda, se le vedete dall'alto. E già vediamo anche
una bella forma da mattone, insomma, già vederlo sopra ci suggerisce che questo è un enorme mattone di merda, e vederlo dall'esterno conferma ancora di più tutto ciò. È un fottutissimo mattone con un ruotino posteriore, come se non bastasse, no? Era molto comune questo design per l'epoca, ma ci sarà un motivo per cui adesso non è più utilizzato questo design. Fa cagare. Volevo far notare i motori. Come vedete, molto ben protetti dall'esterno. Sì. Praticamente scoperti, senza un cazzo davanti. E insomma, tutto il resto si vede molto chiaramente il motore. Quindi anche qua riconfermiamo il design di merda dell'aereo. Ora andiamola a vedere da dentro le cloche. Io vorrei esattamente capire perché, cioè decidetevi, è una cloche o un volante? Perché tutti gli aerei dell'epoca hanno sta malattia? Da che parte si guarda sta roba? Ma andiamo a vedere gli strumenti e facciamo il nostro solito close up. Allora, qua la strumentazione è tutta in tedesco, quindi va detta in maniera abbastanza incazzata, se no non rende abbastanza. Innanzitutto abbiamo una Telefunken! Abbiamo qua un oggetto che in teoria ci indica la direzione della stazione ADF. Sono tutte cose, tutti strumenti analogici di navigazione che, come sempre, noi sappiamo usare e leggere facilmente. Vabbè, poi abbiamo una Compass, cioè bussola magnetica normale. Poi abbiamo la Fahrt, che vuol dire velocità dell'aria, insomma, in chilometri orari. Abbiamo il virosbandometro. Abbiamo un... come lo descrivo? Perché questo è tutto tranne che un orizzonte artificiale, anche se dovrebbe essere esattamente un orizzonte artificiale. Vabbè, poi abbiamo un indicatore dell'heading, perché, che ci crediate o no, questo aereo supporta l'autopilota in qualche modo. Ovviamente si tratta soltanto di un autopilota che segue una direzione che gli impostate. Non sono contemplate ovviamente la regolazione dell'altitudine, figuriamoci la velocità e tutte queste cose qua. Abbiamo un indicatore di pressione del generatore di vuoto. Abbiamo un simpatico altimetro che ci indica in chilometri l'altitudine. Ne hanno messi due perché sì, in realtà sono su due scale diverse. Abbiamo il caro vecchio variometro per la velocità verticale, un orologio e un indicatore della temperatura esterna. Abbiamo gli indicatori dello stato dei motori, il contagiri, evidentemente quello del motore 2 è diverso perché sì. Abbiamo i tre indicatori di pressione, le temperature dell'olio e le pressioni del carburante e dell'olio, ovviamente. Abbiamo anche degli altri, che cazzo è sta roba? Roba evidentemente sconosciuta al genere umano, e un voltimetro perché giustamente il copilota è sempre sfigato, invece che poter utilizzare tutti gli strumenti normali. Come fa il pilota, si becca un voltimetro così a caso. E il copilota ha anche accesso ad un Schalter Drei Bofanzeige, ovvero selettore per il serbatoio di carburante, presumo, come c'è scritto nella traduzione in inglese. Sì, questa dovrebbe essere la strumentazione di questo fantastico aereo. Io proverei a decollare. Lento, parte molto lento, però decolla immediatamente. Quindi potrei dargli dei punti per il fatto che decolla con una distanza praticamente ridicola. E iniziamo subito le prime impressioni a caldo in volo, perché Michele l'ha già provato. Noi abbiamo registrato pillole di aeronautica per questa merda prima di questo video. E quindi Michele l'ha già provato, questa invece è la mia primissima prova. Carrello rigorosamente non retrattile, insomma, che non si alza, fisso. È lentissimo, ma in tutto è lentissimo nel movimento,
è lentissimo nel rispondere ai comandi. Oddio, non poi così tanto, però è veramente lentissimo. E sì, quell'orizzonte artificiale stranamente sta funzionando, però ovviamente non vi dà un briciolo, nemmeno un briciolo di riferimento riguardo al vostro assetto. Salire praticamente è impossibile senza sacrificare almeno 200 nodi di velocità. Queste erano le mie prime impressioni. Adesso sentiamo l'esperto che cosa ne pensa. Lo provo per un altro po' e poi vi dico. Il cockpit è discretamente migliore rispetto a tanti altri aerei dell'epoca, soprattutto perché questo qui è più vecchio delle normali epoche che andiamo a vedere, ma fa comunque sia le sue magagne di merda, come per il fatto che abbia di strumenti che sembrano non servono a fare un cazzo, alcuni che non funzionano, capito? È tutto un bordello anche quello, ottimo, ottimo, ottimo. Inoltre io... La cloche. Come stramerda fai a fare una cloche del genere? Cioè, capisco, che sei deficiente per riuscire a concepire un aereo del genere, ma la cazzo, la cloche, prendi un volante, lo segui a metà, fatto, non è che ci vuole tanto, non ne sei un pezzettino o non fai niente. Che cazzo è? Devi andare in Formula 1? No, non ti serve, il volante sembra un volante. Cioè, in più ruotino posteriore, ovviamente, tocco di classe già nella merda, capito? Noi andiamo ad aggiungere altro alla pila, è infinita di merda, infinita. Allora, lo sto provando un po' meglio, sto facendo dei movimenti molto veloci con la cloche. È parecchio lento a rispondere ai comandi, è parecchio lento nel muoversi, è vergognoso. Fortuna che i tedeschi erano i migliori ingegneri al mondo. Questa cosa la confermo, sono dei grandissimi ingegneri, ma non in questo caso. Diciamo che negli anni 30 non erano proprio delle cime, eh? Non può mancare un bel test del volo rovescio. Ad altitudini impossibili, però va bene. A quanto pare ci è andato. Che strano, molto strano. Non provateci in aereo nella vita reale, morirete. Mentre io adesso provo ad atterrare, perché tutti i test l'ho fatti e comunque sì, posso confermare che fa schifo. Questi video sono ironici, Aerei di Merda è una serie ironica, quindi per i più decerebrati che non capiscono bene che cos'è l'ironia, prima di scrivere dei commenti, pensate a questa cosa. Come al solito potrebbe essere, come potrebbe non essere, la fisica di Flight Simulator X e siamo in overspeed, che ci fotte altamente come al solito. Però, per quanto riguarda queste cose, diciamo che va abbastanza bene. Torno all'aeroporto. Ha un overspeed veramente vergognosa. E immagino che vada in stallo anche con una facilità impressionante. Quindi anche per quanto riguarda queste cose non ci siamo. A parte avere la stessa responsabilità ai comandi di un Antonov M225 sotto 60 pastiglie Dexanax, perché non si scosta e stai lì mezz'ora con la cloche così, e quello del lento come la Madonna. A parte quello, ha qualche altra, come dire, piccolissima magagna. Come il fatto che i motori, come ho già detto, come ho detto in pilota aeronautica che abbiamo già registrato, ma la vedrete più avanti, beh, qua che roba, sono aperti. Questo vuol dire che, oltre a essere raffreddati ad aria, sono aperti, non è che c'è tipo un cofano, no aspetta, mettiamo un filtro davanti, no, come ho detto, se c'è bocca un piccione lì in mezzo, io ti ho patito, fai il piccione arrosto, ma tanto sarà possibile essere talmente deficiente da non mettere neanche un minimo, non è che i piccioni non esistevano durante la Germania nazista, esistevano lo stesso, quindi cazzo, pensa... Ovviamente mi tocca fare la flare tutta al contrario, perché
C'ha il rotino posteriore, sto aborto, bastardo schifoso. Tanto in ritardo, ma credo abbastanza morbido. Decisamente storto, però ci stava. E la puntata finisce qui, signori. Come sempre una grandissima cagata, ma alla fine è l'obiettivo di questa serie. Recensire aerei di merda, e questo sicuramente lo era. Noi vi ringraziamo per aver visto questo video e speriamo che vi sia piaciuto. Se vi fosse piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche di tutti i video che faremo. Se il video non vi fosse piaciuto invece lasciate un non mi piace e diteci il perché nei commenti, è molto importante. Ma se metteste mi piace ne saremo molto più felici, quindi mettete un bel mi piace, grazie. In descrizione ci sono due link. Uno serve per unirvi al canale Telegram in cui rilasciamo tutti gli aggiornamenti sui nuovi video, vari contenuti in esclusiva, tante belle cose su Telegram. Ma soprattutto il più importante è quello per accedere al server Discord, in cui potete non solo ricevere automaticamente ogni volta che escono le notifiche dei nuovi video, potete anche parlare con noi, scriverci, chiederci cose, giocare insieme, tante tantissime belle cose anche sul server Discord. Quindi mi raccomando, cliccate quei due link. Noi a questo punto non possiamo far altro che ringraziarvi ancora una volta per aver visto questo video e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao a tutti. Mi fate cagare. Lasciate un like per la sofferenza.